Zaccheo, il commendator Zaccheo, piccolo di statura, grasso, non per questo, per la sua fisicità, che certamente doveva procurare a lui non poche difficoltà di rapportarsi già di per sé con l'ambiente, ma il mestiere che faceva, che era davvero difficile da farlo accettare, ritenuto spregevole per due motivi. Uno, perché era al soldo dell'occupante romano e già pagare le tasse di per sé stesso è problematico, anche se è un dovere per tutti pagarle, a condizione che non esasperino la vita delle persone, che non rendino le persone schiave dello Stato, non libere all'interno del percorso del giusto rapporto tra quello che debbo dare io allo Stato e quello che lo Stato deve dare a me. Ma le tasse vanno pagate, vanno pagate. Ora, già di per sé stesso allora era difficile, no? Avere questo rapporto con l'esattore, ma l'esattore di un nemico. È un esattore non onesto, per cui oltre a prendersi quello che era già superbio da parte del potere romano, aggiungeva la sua corruzione. Secondo motivo era che forse proprio per la sua condizione storica si era sempre di più allontanato dalla sua città, dalla sua gente, dalle persone che forse avrebbero potuto accompagnarlo nella sua vita. Come sempre succede, ci sono delle scelte che si fanno, no? Potere, denaro, successo, primi posti, corruzione, compromessi, svendita di valori. È la prima cosa che si sacrifica, la prima cosa che si sacrifica sono gli affetti, la famiglia. Resti solo, sì, resti potente, ma impotente di affetti. Resti potente del potere che sembra essere il più importante e desiderabile agli uomini, quello del successo, ma resti impotente di umanità. Per cui, pur avendo tutto, ti manca il necessario. È una condizione abbastanza diffusa ed è una condizione talmente diffusa che questo tipo di impotenza è diventata una malattia talmente importante, significativa, che finisce con il minare alla base il senso forte della vita, l'orientamento, l'immagine della società di oggi, che certamente è frantumata dalla crisi, ma capite bene che altra crisi la sta uccidendo. È proprio la crisi di sapere quali sono le cose più importanti. Zaccheo sa che il maestro di Galilea arriva a Gerico e vuole vederlo. Già il fatto stesso che lui desidera vedere quell'uomo, ne avrà sentito parlare, avrà sentito ragionare di lui, avrà sentito qualche sua parola che è arrivata fino alle sue orecchie, forse quella del Libro della Sapienza che abbiamo ascoltato oggi, rivisitata dal Maestro. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuno delle cose che hai creato. Neppure l'avresti creata se tu l'avessi odiata. Non l'avresti formata. E probabilmente Zaccheo avrà detto, allora pure io sono amato da Dio. E se sono amato c'è una speranza. Pure tu sei amato da Dio, allora vuol dire che c'hai una speranza. Ma per poter guardare Gesù che arriva nella tua vita, per poter incontrarlo, devi superare la folla. Bellissima l'immagine. Lui era basso, la folla gli impediva di incrociare lo sguardo di Gesù, che non è incrociare soltanto lo sguardo del maestro di Galilea, ma qualcosa che potrebbe darti una svolta nella tua vita, quella che ti dovrebbe fare uscire, se mai ci riesci, dalla prigionia di quella malattia,
da quel senso di impotenza, benché la potenza del potere, del successo. Dare senso alla tua vita. Se acchiappo quello sguardo, se riesco a leggere la luce dei suoi occhi e farla diventare speranza della mia vita, significato dei miei giorni, beh, potrebbe darsi che io, benché potente di nulla, riscopri la gioia dell'esistere, benché seduto ai primi posti nelle sinagoghe e nelle piazze, riscopra il senso della complicità di affetti, della consuetudine di ogni giorno, della quotidianità del semplice. Ma bisogna superare la folla, che la folla ti è nemica, ma a volte ti porta nella condizione di scelte sbagliate, la folla. Che dice la gente? Che pensa la gente? La folla. Il consenso della piazza. Che si fa per questo consenso? Che si fa per questo consenso? Saranno famosi, wow. La folla, bisogna superarla. Allora il commendator Zaccheo sale il sicomoro, un albero di quelle parti, che è un albero un po' complicato da fare i conti con l'altezza e la bassezza di Zaccheo. Io lo vedo Zaccheo salire, e man mano che sale si straccia le vesti, si graffi, perché uno che è grasso e basso fa il doppio della fatica per salire su un albero. Un ragazzino sale sull'albero. Ah, ma sta scritto da qualche parte che se non diventate come bambini non vedrete lo sguardo. Il commendator Zaccheo, l'uomo potente, temuto, l'uomo che tutti quanti ridevano, ma che tenevano ben lontano da se stessi, perché la folla è curiosa, ti fa potente, ti svende, ti vende la folla. E Zaccheo sale, si straccia, si rompe, tutti quanti intorno che incominciano a prenderlo in giro, Zaccheo. Perché Zaccheo fin quando va a prendere le tasse con l'esercito è temuto, ma quando diventa ridicolo salendo un albero, finisce il suo potere. Ma Zaccheo sa che deve salire in alto, deve fare i conti con se stesso e anche con la parte più fragile di sé, deve salire in alto. Ognuno di noi, se vuole incontrare lo sguardo del Maestro, deve levarsi. Non riuscirà mai a guardare quel volto se non fai i conti con la tua fragilità e la sua potenza. Chi vuol venire a me sia elevato, uscire fuori, cambiare direzione. E la cosa straordinaria è che mentre tutti quanti stanno irridendo il commendator Zaccheo e tutti quanti guardano lui e guardano il Maestro che sta arrivando tra la folla, lo guardano e probabilmente aspettano che il Maestro si prenda gioco di lui, al limite approfitta di questa occasione per una di quelle paternali che solo la Chiesa sa fare, vedendo l'occasione giusta arringare il popolo rispetto al peccatore, e dice: questo è il momento per capire che fine fanno i peccatori come Zaccheo. Approfittare del momento per far fare una figura di niente a Zaccheo e tenere sottomessa la gente. E no, Zaccheo guarda Gesù. E immagino gli occhi di Zaccheo guardando quelli di Gesù, che non abbassa i suoi, che non ride ma sorride, che entra nella sua vita. E penso a una lacrima di Zaccheo. E Gesù che dice: scendi Zaccheo, scendi. Quello che dovevi fare l'hai fatto, adesso faccio io. E non guarda più Zaccheo, guarda gli altri. Li guarda fissi negli occhi, che si aspettano la punizione per Zaccheo. Guardando fissi negli occhi quelli che si sentono giusti, dice al peccatore: io non vengo a casa vostra, vado a casa di Zaccheo. Vieni Zaccheo, io vengo a casa tua. Sentite il libro della Sapienza di oggi, io mi commuovo quando lo leggo.
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore amante della vita, poiché il tuo spirito è incorruttibile in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci, ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché messa da parte ogni malizia credono in te. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Zaccheo fa festa, ma la sua festa non è una festa di circostanze. Ha avuto il perdono, perché questo è il passaggio fondamentale. Ha avuto il perdono, rischia di suo, perché il perdono è conseguenza di atti, è scelta di vita. Chi si sente perdonato e si sente amato, di conseguenza lo vive il perdono e l'amore che ha ricevuto. Signore, se ho sbagliato, se ho frodato, io restituirò, e se ho guadagnato ingiustamente, la metà dei miei averi andranno ai poveri. Zaccheo, oggi è entrata la salvezza in casa tua. È una pagina straordinaria, è una realtà che affascina, e soprattutto l'incontro con il Maestro dice a ciascuno di noi, a me per prima, che proprio perfetto non sono: se vuoi che la salvezza entri in questa casa, guarda negli occhi fissa la verità del Cristo e lasciati innamorare da Lui, lasciati sedurre dalla Sua parola, lasciati trasformare dalla Sua via, e vedrai che ti sentirai più leggero, perché prenderai il tuo falso potere e il tuo falso successo e lo spartirai rispetto alle cose più necessarie della tua vita. Forse ritroverai gli affetti che avevi dimenticato, ritroverai la famiglia che avevi messo in discussione, forse ritroverai gli amici che nel frattempo avevi perso, forse ritroverai te stesso, forse ritroverai te stesso, e sarà una festa, perché è entrata in casa tua la salvezza. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo in un solo Dio.